Leonardo, che piacere vederti, come tutto stai? Bene. Tutto a posto, tutto sì. A posto. Sei cambiato un giorno. Anche tu, ti trovo bene. Guarda, non ti ho avvertito, lui è Corrado. Mi dispiace averlo portato senza averti detto niente, fa l'investigatore privato, spero che non disturbi, sai, gli ho parlato di festa, cibo gratis. No, dai, non fa niente. Entrate, forse. Buonasera. Buonasera. Ho visto che qui tutti la guardano, certo che è proprio l'anima della festa. Per quel che mi riguarda non mi interessa. Ero venuto qui soltanto per bere gratis, ma comunque. Lei è? Io sono ormai l'ex cognato di Giacomo. Ah, e perché ex? Purtroppo è stata brutalmente assassinata qualche settimana fa. Assassinata? Sì, guardi, un delitto veramente orribile. E la polizia ha avuto il coraggio di accusare me, suo marito. Cioè, veramente, pur di dimostrare che stanno facendo qualcosa, fanno arresti a caso. Scusi, ma si sente bene? Ehi! Ehi! Oh! Oh! Merda. Che succede? È morto. Dalla bava e dalle convulsioni si direbbe che è morto avvelenato. Ma quando parlava con me non ha né bevuto né toccato niente. La cosa si fa interessante. Allora, però, che ne dici? Corrà? Che ne dici? Beh, dalle forti convulsioni e dal vomito direi che è stato avvelenato. Ma mi farò un giro per casa. Andiamo. Ehi, senti, mica puoi andare in giro per casa mia come se nulla fosse, eh? Beh, io allora direi che qui ci sono due possibili soluzioni. La prima è che lei mi fa fare il mio mestiere e teniamo tutto privato. La seconda, che lei chiama la polizia. Ma dovrà spiegare il perché ieri sera era qui a cena con una bella ragazza dai capelli rossi. Ma tu come... Vabbè. Però se tra mezz'ora non hai trovato nulla, giuro che chiamo la polizia. Ti basteranno 10 minuti. Andiamo. Ma scusa una cosa. Dimmi. Tu come facevi a sapere della roccia? È evidente. Sulla sua camicia aveva un capello rosso che non apparteneva a nessun altro degli invitati. E non trovi che quel capello sarebbe potuto finire lì in mille altri modi? Sì. Ho tirato a indovinare. Corrado, vieni un po' a vedere. Oh, guarda un po' questo. Fango fresco. Uno degli invitati deve essersi cambiato le scarpe. Andiamo, vieni. Bene. Queste sono di qualcuno? Nessuno? Perfetto. Leonardo, abbiamo appena trovato il nostro proprietario. Beh, il nostro proprietario le scarpe ce le hai piene, però. Beh, deve essere cambiate. Tu ne sai qualcosa, Giacomo? Beh, sì, le scarpe gliele ho prestate io. Lui è venuto alla festa con le scarpe sporche di fango e io ne ho prestate un paio. Però la faccenda del fango non mi convince. Giacomo, potresti cortesemente togliere le scarpe al morto? Ah, no, io i cadaveri non li tocco. Mi spiace, ma devo insistere. Potresti cortesemente togliere le scarpe al morto? Ti ho già detto di no. Togligli le scarpe! Ma come hai fatto a capirlo?
No, scusa Corrado, aspetta un attimo, potresti spiegare anche a un comune mortale cosa sta succedendo? Beh, in realtà è piuttosto semplice. Quando ho visto il decesso, già mi era sorto qualche sospetto. Da come era morto, ho trovato evidente fosse stato avvelenato. Poi ho visto le scarpe tutte infangate, cosa molto strana dato che non pioveva da 3 giorni. Visto che il cadavere ha ancora le scarpe ai piedi, deve per forza essersene cambiate. E l'unico che poteva averne un paio pulite qui dentro eri tu. Così, quando è entrato, hai dovuto soltanto offrirgliene un paio pulito, con dentro la giusta dose di veleno di rana dardo, che come ben sappiamo tutti quanti uccide al solo tocco. Incredibile. Tu tutto questo l'hai capito da un paio di scarpe infangate. Già. Ma se le cose sono andate come dici tu allora, perché lui non è morto non appena le hai indossate? Perché il veleno è stato messo sul bordo della scarpa, così che agisse solo dopo che la vittima ci avesse camminato per un po'. Sì, ma mi scusi, come fanno ad essere infangate se non piove da giorni? Secondo me, il nostro caro amico Giacomo deve aver lanciato una secchiata d'acqua sul vialetto di Fabio, così che appena arrivato qui dovesse cambiarsi le scarpe. Ma la cosa che non capisco è il movente. Perché? Beh, ormai è inutile negarlo. 3 settimane fa mia sorella è stata trovata da Fabio con un amante. E pochi giorni dopo l'hanno trovato assassinato. Cosa avrei dovuto pensare? Naturalmente è stato Fabio a ucciderla. Solo che non hanno trovato abbastanza prove per incastrarla. Così ho deciso di fare a modo mio. Io comprendo il tuo dolore, ma questo va oltre. Pronto? Ciao Corrado, ho un caso che potrebbe interessarti. Ok, parlamene. Un omicidio in via Poggio. È un uomo sulla Trentina, sembra si chiamasse Sebastiano Tusa. Sebastiano Tusa? Tusa era l'amante di mia sorella, deve l'ha ucciso Fabio. Ma lui è morto, come può essere successo? Questo caso comincia a farsi interessante. Questo omicidio si è svolto in maniera quasi surreale. Tusa stava camminando in una strada piena di testimoni, quando gli hanno sparato alle spalle. Il colpevole poi è scappato così, in un vicolo buio, con molta tranquillità. E questo quando è successo? Alle 7 in punto. I testimoni dicono che, subito dopo lo sparo, hanno sentito le campane della chiesa. Eppure Giacomo ci ha detto che alle 7 Fabio era alla festa. E da via Eponio alla festa ci volevano più o meno 10 minuti. Come può essere lui il colpevole? Eppure... Eppure cosa, Corrado? No, niente, solo un'idea. Comunque, ci sono degli indiziari per la morte della sorella di Giacomo? Sì, c'è un indiziato di nome Davide Nici, mandato in rovina dalla sorella per vari affari. Ma non mi sembrava un momento sufficiente. Evidentemente mi sbagliavo. Potrebbe aver ucciso Tusa per far ricadere la colpa su Fabio, senza sapere che lui era alla festa. Beh, penso che una visita a casa tua ci chiarirà le idee. Buonasera. Salve. È Lezio, Davide De Nici? Sì, sono io. Siamo ispettori della polizia. Possiamo entrare? Prego. Grazie. Si accomodi. Posso fare una domanda? Dica. Cosa stava facendo verso le 7 di questa sera? Verso le 7 non lo so, probabilmente stavo cucinando. Forse col computer, non so. Mi dispiace seguirci in centrale? Adesso. Sì, adesso. Grazie. Prego. Prego. Ah. Allora Corrado, stranamente non mi sembri tanto convinto. Tutto sembrerebbe puntare verso De Nici. Eppure... non lo so, non mi convince la situazione. Ma, sinceramente, a me sembra evidente che sia stato lui. Un esempio stupido. Aria condizionata. Casa sua era fresca. Deve aver lasciato l'aria condizionata accesa tutta la sera. E mi pare un piano un po' troppo astuto per una persona così semplice, non credi? Ma, potresti anche avere ragione, ma allora che facciamo? Ti dirò, la notte porta consiglio. Dormiamoci su. Buonanotte, Leonardo. Buonanotte. Thank you.
Allora, Corrado, cosa hai scoperto? Prima che io rispondo a questa domanda, sai dirmi che ore sono? Che ore sono? Sono le 5 meno 10. E che cosa senti? Beh, le macchine che passano, i passanti che parlano e le campane che... Le campane sono in anticipo. Fabio, sapendo questo, ha potuto uccidere Tusa e non essere sospettato di nulla perché si era creato l'alibi perfetto. Diabolico! Quindi è successo questo. Fabio ha ucciso Tusa alle 7 meno 10. Ovviamente i testimoni si sono fatti ingannare dall'orologio della chiesa. Poi il colpevole è scappato così, con molta tranquillità, in un vicolo buio. Credo sia tutto, ispettore. Quindi... dovete aiutarmi. Che è successo? Stavo uscendo di casa. All'entrata c'era un cadavere. Non so di chi era. Ma la gente non ha niente di meglio da fare che ammazzarsi. No, e gliene sono molto grato. Andiamo.